Professor Garrone, anche lei è presente qui al Kirchentang a Stoccarda e ha partecipato all'inaugurazione dei lavori con lo studio biblico. Su quali argomenti verteva la predicazione? Il testo è uguale per tutti, è Luca 16, i primi 13 versetti, la storia del cosiddetto fattore amministratore infedele, quello che dopo aver dilapidato i beni del suo padrone viene licenziato e allora con una riduzione dei debiti ai debitori del suo padrone cerca di assicurare il suo futuro. Questo viene preso da Gesù come esempio e invita a farsi degli amici con le ricchezze ingiuste, con il mammone ingiusto, e si conclude con il celebre detto: non potete servire a Dio e mammona. Non era una predicazione, era uno studio biblico. E in tutto il Kirchentag questa mattina, sullo stesso testo in contemporanea, non so se ci sono stati una ventina, tutti che riflettevano su questo testo. È un testo complicato, abbastanza enigmatico, e ho cercato di affrontare queste difficoltà spiegando alcune cose. Abbiamo concluso con delle domande. E soprattutto questa menzionerei, cioè oggi è facile, diciamo così, demonizzare Mammona, cioè fare una descrizione del denaro, della finanza, del capitalismo come idolo, come realtà distruttiva, che però ho sostenuto rischia di lasciarci un po' intoccati, perché noi non siamo né queste menti che hanno in mano la finanza mondiale, non siamo il Fondo Monetario Internazionale, non siamo le banche e non siamo i più poveri del mondo. Allora la domanda, non ho risposto, ma la domanda su cui ho concluso è: che cosa significa avere un rapporto personale, responsabile, ma anche critico nei confronti di Mammona da parte di persone che vivono nelle classi medie di democrazie occidentali? E quindi siamo i medi, non siamo né gli ultimi sfruttati né quelli che hanno in mano le leve del potere, ma appunto, essendo in democrazia, abbiamo una responsabilità, abbiamo un potere e abbiamo un ruolo da svolgere. E poi mi sono anche chiesto, Gesù a un certo punto parla dei figli della luce, che dovrebbero imparare a essere intelligenti come i figli di questo mondo. Allora, i figli della luce non è una categoria di predestinati o salvati rispetto ai reietti, probabilmente voleva dire quelli che vivono e ragionano a partire dalla luce che hanno ricevuto dall'Evangelo del Regno di Dio. Allora questo è anche un tema che ho proposto, insomma c'è un illuminismo evangelico, l'Evangelo come illuminazione della vita, come facciamo a ricevere questa illuminazione, come facciamo a testimoniarla agli altri. E saranno anche i temi più toccati in questo 35esimo Kirchentag, quindi anche il ruolo dell'Occidente rispetto all'accoglienza dei migranti. Questo sarà sicuramente un tema che verrà approfondito. La presenza valdese al Kirchentag è cresciuta negli anni. Qual è il senso e quello che la comunità valdese italiana porta qui in Germania? Ah, questo bisognerebbe chiederlo ai tedeschi. Io proverei a rispondere così. Oggi c'è molto interesse in generale per le esperienze di minoranze di diaspora, e quindi in particolare per quella valdese, che è più conosciuta, più antica e più consolidata, perché appunto anche qui in Germania il protestantesimo non ha più la forza sociologica che aveva qualche decennio fa. Le sfide dell'Europa, sia sul piano politico culturale ma anche su quello spirituale, sono le stesse in Italia come in Svezia. Allora credo che ci sia un particolare interesse da parte del protestantesimo tedesco di entrare in dialogo con qualcuno che ha vissuto la sua identità protestante senza poter contare su
un'evidenza sociale, su un sostegno, su una partecipazione di massa, su un sostegno, diciamo così, politico garantito. Insomma, la nostra approccio, diciamo così, più di cristianesimo libero, volontario e militante, più che di antiche consolidate chiese di popolo, con tutto quello che questo vuol dire, questo interessa particolarmente. Lei è stato molto applaudito, sembra molto conosciuto ed apprezzato in Germania. Come continueranno le sue giornate qui al Kirchentag? Quest'anno da soldato semplice, cioè farò il visitatore del Kirchentag. Ho effettivamente nel corso degli anni molti contatti e amici, per cui andrò a sentire dibattiti o iniziative che mi interessano, poi vedrò molte persone con cui siamo in contatto. Quando dico amici, non sono anche amici personali alcuni, ma sono quei contatti particolarmente intensi che come Chiesa Valdese, come facoltà abbiamo da anni, e il Kirchentag è sempre un'occasione perché nello stesso luogo si possono fare molti incontri che altrimenti non si farebbero.